Ciao ragazzi, bentornati qui su Signali Signal Hosfi. Ok, sta roba l'avevo già... Ok, l'avevo già fatta. Non mi ricordo un cazzo, scusatemi, è passato un po' di tempo dall'ultima volta che sono entrato qui e ho giocato. Ok, allora, avevamo imparato che ci sono questi... sti fari, ste robe. Questo è come lo screenshot di Baldo, praticamente. Questo è il socket di quella roba lì. Termite. Shotgun rounds, ok. Non ho oggetti curativi. A questo punto io questa qui me la equipaggerei. Vabbè, qui c'è questa simpaticona, ma... Oh! Jumpscare! Vabbè. Ok, sono qua. Devo andare assolutamente in questa stanza, nella reception, e poi devo scendere qua a sbloccare la ventola. Se non ricordo male è qua? No. Cazzo. Devo ritrovare la ventola. Perché c'era una ventola che girava. Poteva essere. Poteva essere aperta solo con la chiave inglese. Allora, io direi di andare di qua. Se ogni tanto sentite dei rumori è normale perché in questa stanza c'è il cagnetto. Il cagnetto, c'è mia moglie, insomma, diverse figure domestiche. Sì, spiega. Le pompe le ho attivate. Pipes. Mi sa che devo andare sì di qua. E poi secondo me devo scendere o salire. C'era un passaggio. Sì, tu fai come ti pare. Ok, su questo piano. Vent, eccola lì. Vabbè, mi ricordavo che ci fosse un po' di. Questa si alza? Certo che si alza. Ma noi ce ne frega? No. Proviamo a usare la nostra... Ok, credo di aver bruciato questi corpi, non dovrebbero mai più rialzarsi. E questa è la nostra ventola. Va bene, ok. Trovato questo posto, io devo andare, purtroppo devo andare a costruire la... Infatti non ho capito perché ho fatto tutto sto giro di pippo allucinante. Devo andare un attimino a costruire la mia chiave inglese, perché la chiave inglese non è... disponibile. Quindi apriamo qui. Qui in basso abbiamo eccola qui, questa qui. Mettiamo, scusatemi, ok, mettiamo via quest'occhio che non ci serve al momento. Ok, e prendiamoci la cosa, la chiave. Perfetto.
Ora, la nostra chiave la possiamo combinare con il socket. Perfetto. Credo che troveremo altri adattatori in giro, e non soltanto quello da 10 mm, però per il momento questo è quello che ci serve. Progressi salvati. Sto registrando, sì, sì. Scusate se sono un po' paranoico, ma... vabbè, però, che coglioni, Madonna, violentissima. Ok, apriamo qui. Sulle... sì, vai. Credo che ci sia un ulteriore... oh no, invece no. Ho preso la Air Key. Tutto qua? Ok, questa zona si termina così. Vabbè, queste sono bloccate. Ok, tu non tornerai a darmi fastidio. Anche se è caduta in acqua, potrebbe non aver funzionato la mia termite. Dunque. Repair patch. E adesso ce la usiamo pure. Ma non ha fatto tutta sta differenza, porca scrofa. Ok, se ce la teniamo. Shotgun rounds. Queste chiavi. Gold key, air key. Queste le mettiamo qua dentro. Credo che sia il caso. Vediamo. Chiavi, chiavi, chiavi. Water key, air key, gold key. Fire key. Ce l'abbiamo al piano di sopra. E di questo sono sicuro. Salviamo. E andiamo a prenderla. È nella... come si chiama? Nel forno crematorio. E andiamo al piano di sopra. Me la sono trovata proprio lì. Porca puttana. Pump rooms. Vediamo se c'è qualcosa che ho lasciato. No, le pompe qua, tutto. Ah, sì. Sì, questo può essere molto utile. Equip. Ne abbiamo uno e uno ce lo facciamo bastare. In questi casi, cioè quando mi trovo il nemico proprio appiccicato al culo, può tornare utile, utilissimo direi. Minchia, l'inceneritore è lontanissimo, cazzo. Ok.
Allora, vediamo un po'. Allora, auto-injector. Ho ancora uno slot, sì, ok. Scusate, ma io qui avevo trovato una roba, ma non è che devo... Ecco, tipo qui l'occhio mi servirebbe tantissimo. Qui l'occhio mi servirebbe tantissimo. È vero che io sono un ragazzo del 23esimo, 24esimo secolo, sono super futuristico e posso fare una foto col cellulare, perché se no mi devo tenere l'occhio del cazzo nell'inventario, mi occupo uno slot. No, invece noi andiamo proprio lisci come l'olio. Sì, voi fate come volete. E ci prendiamo la Fire Key. Ora. Perfetto così. Ci facciamo tutto il corridoio, usciamo e andiamo a posare anche questa Fire Key. Dopodiché ci sarà poco altro da fare, secondo me. Fire Key, ok. Questo ci cura. Repair patch. Vabbè, praticamente non abbiamo più niente. Questa la usiamo perché ci dobbiamo curare. Di munizioni, abbiamo tre colpi di fucile, abbiamo finito i proiettili perché abbiamo ricaricato, salviamo la partita. Io direi di andare adesso al computer, perché c'era un computer che ci permetteva di stamparci la scheda, adesso che abbiamo visto quale è la combinazione. Oh, beh, stupidamente è qui. Ok. Allora, inseriamo qui la blank salcazzi. Apriamo i nostri appunti. Bastardi, è al contrario. Ce li fanno vedere al contrario. Chissà se posso ruotare l'immagine così la vedo dritta nel mio... Scusate, ho aperto l'immagine al telefono. Sto cercando di specchiarla. Ok, l'ho fregati. Fottetevi, maledetti. Me l'hanno specchiata in malo modo qui, perché io nell'immagine che ho visto nei raggi lì era diversa. Comunque, da qui la vado a spostare qui, 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 qui e qui. Conferma scelta. Fottiti, maledetto. Aspetta. Definisci? Ok. Ecco qua. Print. Alright. Adesso ho la mia scheda. E dovrebbe avere la combinazione giusta.
Vediamo. Dove ce l'ho una porta aperta ma chiusa, cioè nel senso da poter aprire ma che in realtà è chiusa? Qui, nella waiting room. Quindi scendiamo, è tutto in fondo. Ah no, ma quella è quella... Bucciere. North Station. Ma proviamo, ma non credo sia questa, ragazzi. Non credo sia questa. E infatti, questa è la porta. Sono 5 chiavi. Quante ne ho io da parte? Non mi ricordo quante ne ho da parte. Oh, dov'è che mi serviva una chiave? Dove? Mi ricordo che mi serviva una chiave da qualche parte. X-ray, immagine. Card PC office. Elevator control. Ma proviamo ad andare all'elevator control, ma non credo sia la card di cui ho bisogno. Ci proviamo. No, non è questa. Che cazzo la dovevo fare a fare quella card lì? Non mi ricordo, non mi ricordo niente. Tra l'altro, perché ho la sensazione che io non abbia visto tutto? Nell'X-ray ho la sensazione che ci sia altro da vedere. C, D, E. Ok, e questo? Sembrerebbe un ulteriore robo per la nostra pinza. Ok. Possiamo passare da raggi X a non X. Questa è una normale mano. Ok, nulla di ok, io l'ho visto subito così. Molto carino comunque come. Posso vedere vari oggetti al di là del vetro, diversi oggetti tra cui c'è pure quella roba lì che vorrei ottenere, ma non si arriva da nessuna parte ed è un problema, perché lì c'è un pezzo che secondo me posso mettere sul manico della nostra... Non c'è più niente.
Vabbè, facciamo così. Andiamo a vedere se... Non mi ricordo in realtà se ce le abbiamo, ma se abbiamo 5 chiavi... possiamo andare ad aprire il portellone centrale. Con un ordine che adesso non mi ricordo, ma di sicuro sta da qualche parte. Blank key. Allora, vediamo un po' quanti chiavi abbiamo. Water, air, gold, fire e blank. Potrebbe essere la chiave mancante. Potrebbe essere la chiave mancante. Proviamo. Mi salviamo pure. Come vedete, sono più terrorizzato di dover ripetere tutto che altro. Comunque, a livello di salute siamo messi bene, quindi è un momento abbastanza sensato per salvare. Andiamo a vedere questa super porta con 5 chiavi. Che sì, non la vuole. Ah, questa è la water key. E di empty, questo è fire. Sì, ce l'ho. Air. Non mi ricorderò mai le letterine maledette di sti chiavi. Allora, aspetta, userò ancora una volta il mio telefono, una volta avrei usato banalmente un foglio, però poi mi devo ricordare l'ordine di inserimento delle chiavi, perché non è così banale la faccenda, assolutamente no. Quindi diciamo F, vabbè, e fire, qua ci si arriva. L sarebbe air. E blank, W e water, e vabbè, fino a qua ci arrivo, e poi F, no, F, scusami, K, gold. Ok, così ho davanti a me tutti i nomi. E sul pannello ci sono tipo le stelline, quindi immagino che io debba andare qui, frequenze, moon, rook, sun. Ma io l'avevo visto, l'avevo visto. Raga, non mi ricordo perché sto giocando così giorno dopo giorno, ma c'era una combinazione. Sword. No, ma questo l'avevo già fatto, ragazzi. Questo l'avevo già fatto. Vedete che qua devo soltanto inserire le chiavi? Perché io ero convinto che ci fosse un ordine di inserimento delle chiavi? Perché?
Mi sto confondendo con Sword? Perché Sword c'era l'ordine. Mi sto trascritto tutto a cazzo di... A cazzo di cane, perfetto. Vaffanculo. Certo che riprendo. Mi ritrovo con tutto l'inventario vuoto. Quanta roba, ragazzi. Ah, bene, ok. Ah, vediamo un po'. Direi che il fucile, abbiamo 4 munizioni, queste le mettiamo via. Repair patch 2 ce le portiamo, queste ce le teniamo. Ok. Ma davvero? Cioè, questa stanza non porta da nessuna parte, è soltanto un salvataggio e un po' di munizioni? Ah. Ok. Che cazzo è successo? Si è sciolta. Porca puttana. Cos'è quella roba? Ha risvegliato un cazzo. Ferito? Non posso più sparare? Perché mi faccio? Ma non ci sto a capire un cazzo, non vedo una minchia. Non capisco, sembra che non gli faccia nulla. Cioè sembra, non gli faccio nulla, non gli faccio un cazzo. Capisco, ragazzi, non capisco cosa devo fare, veramente. Non sembra che io gli faccia nulla. È piuttosto fastidioso. Allora, via questo. Via sti repair patch.
prendiamo River Spray, questo qua violento, River Spray, anche questo. L'occhio non ce ne frega assolutamente nulla, credo. Auto Injector lo prendiamo. Pistola. Allora, togliamo questo. Mi porto tutte e due le armi. Cioè, mi porto pure il fucile. Ok. Forse adesso salviamo, perché tutta sta manfrina non mi pare di farla 40 volte. C'è anche un revolver, ma non so dove cazzo. Ma non gli posso fare nulla. Non gli posso fare niente. Capisco, quando lo butto a terra. In realtà che cazzo gli faccio? Ma qualcosa gli faccio, ragazzi. Pensavo che uccidendo sti tizi buttassi giù lui. Mi illudevo che fosse così che funzionava la cosa, invece. Gli faccio niente col fucile, devo usare la pistola di me. Così, quanto pare. Quanto pare l'ho ucciso. Bruttissimo.
Una boss fight di una bruttezza più unica che rara. Visitatore, benvenuto nel nostro. Oh, ci hai preso in un momento di merda. Ti posso dare una mano? Sto cercando un Gestalt, un lavoratore della nostra Facility, raga. Vabbè, di questo complesso, di questa Madonna. Fammi vedere quell'immagine, la foto. La faccio vedere io. Alina Seo. Penso sia una delle nostre impiegate. Tuttavia... Fide puttana! Non saresti dovuta tornare. Ma non è proprio un figlio di puttana. È Alina Seo? Non lo so, per me le facce manga sono pericolosamente tutte uguali. Isa, no, non è Alina Seo. Devo essere. Ma finisce come Baldo sto gioco, ammesso che sia il finale. Mi sono addormentata mentre aspettavo Erika. Ed è andata a casa senza di me? Volevamo prendere qualche libro dalla libreria insieme. Controllo se è ancora qui. Ah, proprio. In first person. Vabbè, questo è. Vedi, è molto bello il fatto che ogni tanto il gioco è in first person. Molto figa questa cosa. Posso dire che questa grafica un po' retro, però rivisitata con le giuste differenze, è veramente ancora molto bella. Se. Qui c'è una porta con un enorme buco. Ok, vabbè, di qua si esce. Perché lei dice, no, devo prima andare in libreria. Ok. Immagino che la porta rossa sia l'obiettivo, senza che perdo tempo su queste porte qui. È una porta, no? Ok, oh, Ok, sono stato buttato giù. Ad un livello che non so quale sia, 5? Ma io dov'ero allora? Insieme ad altri, tantissimi altri replica. Aperta, aperta, chiusa, serve una chiave. E chiusa. Posso andare in basso? Oh sì. Bene. Ho un po' di roba. Repair patch lo usiamo. Lo usiamo. Ok. Termite. Ottimo. Ok, la chiave per l'area di manutenzione. Questo lo tiriamo giù. Il fucile lo possiamo lasciare.
Le munizioni della pistola ce le teniamo. Lasciamo anche il repair patch. Ah, la termite la equipaggiamo. Così dovremmo avere un po' più di spazi. Abbiamo un paio di spazi. Immagino che sia la porta sulla sinistra. Immagino. Scusate, ma da quanto tempo sto giocando questo gioco? Non so quanto è lungo, ma non credo sia lunghissimo. No, non c'è scritto. Non credo che siano più di 6 ore scarse. Poi vabbè, sono lento su sti giochi, ragazzi. Sono lentissimo. Ah, parlando di survival horror, io sono riuscito a finire solo un survival horror per PSP che si chiamava The Aftermath, però non mi ricordo il titolo, cioè il sottotitolo era The Aftermath, il titolo era, cazzo, non mi ricordo. Ve lo dico perché dovete sapere qual è il survival horror che sono riuscito a finire senza appallarmi prima. Vediamo un po'. PSP After Dark. No, Obscure di Aftermath. Aveva una bellissima grafica, per essere un gioco su PSP, era molto particolare, anche il gameplay. E qui... Beh, immagino che io debba accendere tutta sta roba. Ma è complicatissimo questo quadro comandi, scusate. Ah, servono dei fusibili. Servono dei fusibili. Vabbè, qualunque cosa ci sia da fare qui non la posso ancora fare perché servono fusibili a profusione. Lì la porta è chiusa, ma io ho la key. Esatto. E qui possiamo andare. Oh, allora... Cazzo. Ok, abbiamo un sacco di quadri da esplorare. Oh, la chiave del gufo. Se io pensavo stesse per finire. Pensavo, mi illudevo stesse per finire, ma è effettivamente infinito. Vabbè, dobbiamo affrontare ogni parte come fosse la prima, con lo stesso entusiasmo. Beh sì, li prendo, ma non ho il revolver. Sono ufficialmente sick, è malato. Vabbè. Ma forse è scocciato? Vabbè, stanno ascoltando quella stupida canzone a raffica da quando il piano room è stato messo in lockdown. Se devo sentire quella merda ancora, vado lì e spacco tutte quelle merde di mangianastri. Mi chiedo se ci sia modo di avere in prestito, virgolettato, una chiave così da poter andare lì e porre fine a questa follia. Non me ne fotte di spezzare la quarantena, se questo significa non dover più sentire quella canzone. Ok, quindi c'è qualcuno esasperato da una canzone de merda. Replica overview, Star. Star. Generazione 4, a basso costo, unità da combattimento. Ok, biomeccanico con guscio al polietilene, resistente ai proiettili.
con placche altezza 220 centimetri. Queste sono quelle lì alte che hanno sostanzialmente hanno semplicemente le gambe lunghissime. Il modello standard del Protector Security Technicians Extended Legs, esatto, dotato di gambe estese. Oh, ci sono più alte di gran parte dei Gestalt. A dispetto della loro armatura pesante, possono muoversi. L'ho visto che possono muoversi come stronzi. Ok. Hanno un carattere freddo e distaccato che gli permette di analizzare le situazioni con oggettività e mettere in campo anche una reazione di forza se richiesta. Addestrati al combattimento ravvicinato e nell'arginare le rivolte, nelle tecniche di arginamento delle rivolte, operano al meglio in piccole squadre guidate da un ufficiale Star dotato di scudo balistico. Ok, quindi sono unità antisommossa, mi pare di capire. Buyan brucerà. Vabbè. Ok, sembrano insetti. Ho finito tutti i miei colpi, ma avendo io la termite, posso bruciarli, almeno questi due. Auto-injector, vabbè, questo mi cura. Io preferisco essere offensivo che essere guarito. Oh, ma là dentro abbiamo un problemino. Problemino niente male abbiamo là dentro. Cazzo. Il problema è che non ci si vede una ceppa lì. Non ci vedo un cazzo, ragazzi. Sì, il repair patch lo usiamo. E va bene. Ah, questo lo posso usare, ci vorrà un po' di tempo prima che mi curi, ma... Ok, i colpi mi servono pure per capire cosa c'è nella stanza. È troppo buio. Vabbè, ma è troppo buio, ho capito che è troppo buio. Però così a tentoni ero riuscito ad arrivare alla porta. Mo che tu ne possa dire, c'ero arrivato. Dati i recenti incidenti, sempre scritti in maniera un po' sospetta, che coinvolgono un certo Starling, che dovrebbe rimanere innominato, ho aggiustato tutte le porte. Ah, ecco perché non me la fa aprire. Qualcuno ha modificato le porte perché si aprissero solo in presenza di luce. Ah. Ok. Questo dovrebbe scoraggiare tutto il personale non di servizio ad avventurarsi nelle stanze buie finché non si prendono cura dei problemi relativi all'illuminazione.
Ok, probabilmente in questo livello ci sono dei problemi alle luci, no? E nessuno le ripara, se ne sbattono il cazzo. E quindi ha modificato le porte in modo tale che appena si spaccano le luci, qualcuno le deve aggiustare, se no col cazzo che esce. Geniale, in effetti, anche se così facendo potresti chiudere un tecnico fuori dalla stanza degli attrezzi. Non sarebbe una bella idea. Vabbè. Se sei stato assegnato alla riparazione di un guasto all'illuminazione, ricordati di equipaggiare un modulo flashlight, così che i sensori della porta ti faranno entrare. Ok. E quindi sto modulo flashlight, dove sta? Dammelo. Workshop key, vediamo un po'. Ok, questo è un dormitorio. Ci sono tracce di sangue dappertutto, quindi forse qualcuno c'è morto qua dentro. Mo ci sono di nuovo gli shotgun. Qua devo alternare shotgun e pistola a seconda di cosa c'è dove. Vediamo. Ara. Generazione 2. A basso costo per impieghi generalisti. Titanio, polietilene, 185 cm. Beh, comunque una bella, cioè una modella comunque altissima anche questa. Worker bees, api operaie? Uno dei primi design replica. Il semplice ma efficiente ARA è in realtà il replica più prodotto fino ad oggi. Questi forti e pesanti, queste forti e pesanti unità. Guarda, l'inglese è veramente una rottura di coglioni da tradurre così al volo, perché units sta scritto 18 km più a destra. Io parto con, vabbè, queste unità così forti e pesante sono perfette per lavorare nelle costruzioni e produzione di beni industriali. In molti posti nella nostra nazione, gli ARA sono già stati rimpiazzati, hanno già rimpiazzato tutti i Gestalt, quindi tutti i lavoratori umani, da quel che ho capito io, in campi come la climaformazione. Ok. Credo che sia il disinnesco di ordigni esplosivi? Potrebbe essere. Vabbè, che ci sta, usi un robot invece di mandare un vero tecnico a morire male. Lì c'è un buco. C'è un buco a terra, raga. E io qua ci potrei andare. Chissà se nel buco ci trovo il modulo flash. Mi dispiace che il comandante non riceverà nessun visitatore. Perché è partito sto ricordo? Ma forse posso essere d'aiuto invece. Isa dice: chi sei tu? Sono l'amministratore di questo complesso. No, non c'è motivo di aver paura. Sono semplicemente qui per aiutare. Nessuno di noi è qui per scelta. La Madonna! Ok,
E credo di aver... Cazzo, mi sa che non ho più colpi, ho soltanto shotgun, revolver, non c'ho più colpi per quest'arma. È un disastro, un fottuto disastro. Quanti colpi ho nella pistola? Due. Mi sa che non ci segue neanche uno di questi stronzi. Non ci faccio niente, non ci faccio. Shotgun, shotgun, shotgun. Cazzo. Beh, questa stanza è piena di colpi, piena zeppa. Però noi l'affrontiamo nel prossimo gameplay.